Un ringraziamento soprattutto al Presidente che ha voluto pensare, ha voluto fortemente organizzare questa iniziativa che ritengo quanto mai opportuna e necessaria. Opportuna e necessaria perché per i giovani il tema dell'educazione, che noi vediamo sempre più spesso da parte associato a una sfera un po' emergenziale, è, come ha detto prima giustamente il Presidente, non è soltanto più solo un problema, ma è il problema, unitamente al problema della disoccupazione giovanile e della mancanza di lavoro. Quindi questo tema va sicuramente affrontato, e c'è un grosso sforzo di riflessione e di analisi da parte di tutti coloro i quali hanno a cuore la crescita, lo sviluppo e il benessere dei giovani e della comunità in cui vivono. Oggi, purtroppo, tra i giovani trionfa un po' un tipo umano che è fortemente individualista, io sto generalizzando, non per tutti i giovani così, però geneticamente lo è, lo chiamo umano, un tipo umano fortemente individualista, apulico se vogliamo, disinteressato, deresponsabilizzato, e i motivi vengono anche da lontano, da un certo tipo di relativismo culturale nato negli anni 70, che è rimasto tale, una cultura della deresponsabilizzazione, la crisi della famiglia tradizionale, come giustamente diceva prima l'assessore Melloni, la crisi dei giovani è soprattutto la crisi dei padri e delle madri, o meglio, non è tanto la crisi dei giovani, è la crisi dei padri e delle madri che si riflette negativamente sui giovani, ma arriva anche dalla mancanza di esempi positivi. I giovani hanno una naturale vocazione, innata, una naturale vocazione al bello, all'ideale, all'azione positiva, che però se non è alimentata da esempi positivi, i giovani osservano gli adulti, vedono quello che fanno, gli adulti hanno la responsabilità di dare gli esempi positivi. Se non viene alimentata da esempi positivi, viene costantemente mortificata. Ecco quindi che cosa può fare un'amministrazione pubblica su questo tema, un'amministrazione pubblica che si è detto che lo sa, deve cercare di creare, collaborando con tutte le varie agenzie educative presenti sul territorio, siano essere la scuola, siano essere le associazioni culturali, le associazioni sportive, la famiglia stessa, le parrocchie, di cercare una sintesi, una collaborazione, in modo tale che tutti insieme vadano nella stessa, tutti rimano nella stessa direzione, all'unisono, in maniera coordinata. Noi abbiamo iniziato a farlo, lo stiamo facendo, colgo l'occasione per ricordare che anche ultimamente la provincia di Novara ha aderito non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente, quindi finanziando il piano educativo integrato del grande, magari poi ne parleremo meglio, il dottor Rocchetti, anche che riconosce l'argomento. Adesso sostegno anche il progetto GLOB con la stessa prefettura di Novara, che ringrazio per la collaborazione con il comune di Novara, con il quale presente l'assessore Contardo, attraverso esperienze di servizio civile che partono dal 2003 e che noi abbiamo sempre sostenuto perché riconosciamo il valore formativo ed educativo dell'esperienza di servizio civile. Anzi, quest'anno la provincia l'ha cambiato, costituendo il servizio civile provinciale, Trento, abbiamo denominato, tra poco partiranno le esperienze, ma anche con esperienze di sostegno all'imprenditoria giovanile. Abbiamo sostenuto il bando emblematico di Vedo Giovani, dove ci sono all'interno azioni di sostegno all'imprenditoria giovanile attraverso i quali i giovani si mettono in gioco, scommettono su se stessi, assumono profili di rischio, si responsabilizzano. Ecco, tutte queste sono azioni che già facciamo, però è necessario ascoltare e capire meglio, lo chiediamo noi, questo qui è un impegno iniziale, come diceva l'assessore Melloni, lo chiediamo noi, darci una mano per poter capire quali sono i percorsi migliori per poter collaborare tutti insieme e per poter fare in modo che le azioni, le politiche che verranno attuate nei prossimi mesi, nei prossimi anni siano il più efficace possibile. Grazie.